Ciao ragazzi, buonasera, eccomi qui, come andiamo? Grazie di esserci anche questa volta. Un grazie come sempre ai miei amici della ferramenta, utensileria, affilatura Cervirlin che si trovano a Tezze sul Brenta. Andate a trovarli, mi raccomando. E vi anticipo già che prossimamente ci saranno tre cose della DeWalt qua sul canale. Tre video riguardanti. Non vi dico cosa, non vi dico cosa. Lasciamo la sorpresa, dai, lasciamo in suspense o suspense se preferite. Ok? Buono. Passiamo direttamente non al nostro elettroutensile, ma al nostro consumabile. Sapete che devo mostrarvi un po' di lame per il segreto alternativo, no? Prossimamente, fra le altre cose. E quindi vi mostro anche queste. Allora, si parla di lame per il taglio dei materiali morbidi, gomma piuma, polistirolo, altri materiali morbidi. Quella specie, adesso io non so il nome, cioè esiste una specie di materiale che è una schiuma anche quella, un po' dura, ok, anche quello, anche quello. Allora, siccome io prima di andare a comprare queste lame mi sono detto, aspetta, magari, non c'è bisogno, può essere che con una normalissima lama da legno riesco a tagliarla la gomma piuma. Magari è solo una trovata per far spendere dei soldi alle persone. Magari non c'è bisogno, ok? E quindi con questa lama qua, che è una normale lama da legno, ho fatto le mie prove sulla gomma piuma, sul polistirolo, su un altro materiale spugnoso un po' più duro che adesso non ho qui a disposizione, ma è che non so neanche come si chiama. E il risultato è, sulla gomma piuma è questo. Un taglio pessimo. Un taglio pessimo. Ok? Sul polistirolo il taglio è questo, un taglio pessimo. Ok, appurato che le lame da legno non vanno bene per questi materiali morbidi, sono andato a prendere questa confezioncina di lame per gomma piuma. Tanto non si rovineranno, non è che mi servono, le metto da una parte, non si guastano, non diventano avariate e quindi le terrò là. E ho fatto tutte le mie prove. Ora però le voglio fare anche davanti a voi. Va bene? Quindi, qui ho la gomma piuma che vi ho appena mostrato. Qua ho il polistirolo. E prendiamo le lame in questione. Intanto, prima di tutto, ve la devo mostrare. Eccola qua. Questa è la lama di cui si parla. Attenzione, queste sono pericolose. Normalmente, la lama di un alternativo, se anche la tengo così, se anche do ste pacche qua, sulla lama ferma, non succede nulla. Vabbè, non fatelo, ma insomma, non è successo nulla. Se la stessa pacca, così, la dessi su questa lama, mi apro la mano. Attenzione perché è affilatissima. Affilatissima. Non pensavo di esistessero lame così affilate per il segreto alternativo. Solo poggiando il dito dà già la sensazione di tagliare. Attenzione, il segreto alternativo è uno strumento, sì, pericoloso, ma difficile arrivare all'osso proprio, eh. Difficile tagliarsi un dito col segreto alternativo. Con questa forse non è così improbabile, quindi stateci attenti a queste lame qui, perché sono spade. Forse dal video non si vede molto bene, ma sono affilatissime. Buono, fatta questa doverosa premessa, cosa facciamo? Ah sì, no, beh, vi mostro anche la confezione. Eccola qui. Il modello è T313AW, quindi T di Torino, 313 Ancona, Washington. Specifico per materiali soffici, c'è scritto qua. E infatti c'è la fotografia del polistirolo, di quell'altra gomma piuma dura che vi mostra, che vi, di cui vi parlavo prima e che non so come si chiama, e di altri materiali morbidi. Bene, ah, sul retro c'è l'indicazione che è fatto in Svizzera, queste lame sono fabbricate in Svizzera, niente meno. Niente meno. Detto questo, non ci resta che cambiare lama. Togliamo la lama da legno che evidentemente non è la lama adatta. Mettiamo su una di queste lame per materiali morbidi. E così vediamo che taglio fa. Io naturalmente le mie prove le ho già fatte, so già l'esito, ma voglio mostrarvelo anche a voi. Così, se dovete fare dei tagli sulla gomma piuma, potete fare un acquisto già abbastanza sicuro. Ok? Quindi, gomma piuma, via questo,
il taglio fatto con la lama da legno. Quindi qua metterò intanto il pendolo a zero, come ho già fatto con la lama da legno. La velocità la metto bassa, non la più bassa, quindi su questo va da 1 a 6, la metto a 2, perché mettendola con la velocità alta non riesco a dominare la macchina, c'è poco da fare. Con queste lame qui io sono partito subito veloce, con la velocità massima come faccio abitualmente con il legno, e invece non riuscivo a tenere ferma la macchina, quindi ho abbassato fino alla velocità più bassa, la 1, con la 1 non è efficace. La 2, che ora non so dirvi esattamente a che velocità corrisponde, però voi con il vostro setto alternativo fate le vostre prove. Bene, che dire, facciamo un taglio qui, facciamo intanto un taglio dritto e così vediamo come si comporta, ok? Bene. Taglio talmente pulito, pulitissimo, perfetto. Vabbè, c'è qualche briciola, ma eccola qua, perfetto, liscio, perfetto. E questo dall'altra parte, eccolo qua, perfetto. È la lama giusta. Adesso facciamo un taglio curvo e dopo facciamo lo stesso esperimento sul polistirolo. E buono. Vediamo un po' come andiamo a tagliare, se è comodo o non comodo fare tagli curvi. Taglio perfetto. Taglio perfetto. Su questi spessori così, che insomma sono comunque 10 cm, è un po' problematico fare il taglio perfettamente a squadra. Infatti vedete che qua è un po' più alto che qua. Semplicemente perché la base appoggia su una superficie non stabile, non dura, e quindi può essere che la suola faccia leggermente così o leggermente così la suola del segreto alternativo. Quindi sta alla vostra sensibilità. Poi adesso ero anche in una posizione un po' scomoda, in una posizione normale, forse riuscirei a fare un po' meglio, ma questo adesso non importa. Quello che importa è che il taglio è perfetto. Perfetto. Va bene? Buono. Identica prova. Ora facciamo sul polistirolo. Prima un taglio dritto e dopo faremo un taglio curvo. Vai. Taglio perfetto, e questa è l'altra parte, taglia bene. Facciamo anche un taglio curvo. L'altro pezzo lo lascio per terra, che tanto non ha importanza. Un taglio perfetto. Ok, veniamo quindi alle conclusioni. Allora, tagliare la gomma piuma non fa parte del mio mestiere, nel senso che sì, ci sarà anche qualche, sicuramente c'è qualche falegname che ha anche buone capacità da tappezziere. A me non succede di dover fare anche le imbottiture alle sedie, ai divani, alle testiere di letti. Succede invece, mi è successo diverse volte, che in quel caso si lavora in sintonia con un tappezziere. Quindi io mobiliere faccio tutta la struttura in legno di questa testiera in letto. Dopo questa testiera viene affidata a un tappezziere che fa l'imbottitura, lo fodera, ci fa tutto il resto, insomma, le borchie, quello che è, ok? Identica cosa per un,
divano, identica cosa, per qualunque sedie, per qualunque cosa, qualunque manufatto che abbia bisogno di un'imbottitura. Quindi, ecco, io adesso mi sono inoltrato un po' al di fuori del mio mestiere. Detto questo, comunque, fatta questa premessa, avete visto anche voi che il taglio è veramente perfetto, veloce, va bene, lame sono pericolose, e se dovesse capitarmi di fare qualche imbottitura semplice, ho delle lame che mi permettono di tagliare come si deve la mia gomma piuma. Quindi, se devo fare una cosa un po' più grande, l'imbottitura per la seduta di una sedia o di quello che ho, di uno sgabello, me lo segno col pennarello, faccio tutto quello che devo fare e ho la lama adatta, ho lo strumento adatto. Bene? Probabilmente i tappezzieri hanno altri strumenti, magari hanno qualche specie di traforo per tagliarlo, non lo so. A volte magari lo tagliano anche con una specie di lama calda che lo fa, che lo taglia. Io questo, non essendo il mestiere, non lo so. Per le esigenze di chi non è del mestiere, che deve trovarsi a tagliare bene un pezzo di gomma piuma o di polistirolo per fare le sagome da colorare, per decorazione, queste lame vanno benissimo. Pro e contro. Pro è quello che vi ho appena detto. Sono veramente efficaci e il taglio è perfetto. Contro, sono pericolose, non sono care da comprare, alla fine costano come le normali, però sono pericolose. Attenzione alle zampotte, mi raccomando. A chi lo consiglio? Io credo che il professionista non abbia bisogno dei miei consigli, del mobiliere. Però a chi non è del mestiere, come i colleghi mobilieri e anche hobbisti che vogliono iniziare a tagliare della gomma piuma, cimentarsi con queste cose, prima di magari prendere strumenti più professionali, più idonei, questa va benissimo, anche per tagliare ogni tanto, va benissimo. Ecco, io, ecco, questa volta non sono la persona più competente per giudicare quello che è un taglio sulla gomma piuma perfetto o non perfetto, ma insomma non ci vuole neanche una laurea per capire che il taglio che abbiamo fatto era perfettamente liscio e perfettamente adeguato. Quindi basta chiacchiere, vi faccio vedere l'ultima volta la lama e anche la confezione di queste lame della Bosch. Bene, perfetto. Detto questo, io non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per avermi seguito anche questa volta, spero con interesse, ringraziare i miei amici della utensileria, affilatura e ferramenta Cervellin, che stanno a Tezze sul Brenta, mi raccomando, fateci un salto, e niente, ci vediamo alla prossima, d'accordo? Grazie, ciao!